Si aggrava il bilancio della forte ondata di maltempo che ha colpito il centro Italia dello scorso fine settimana, in particolare la Toscana. I vigili del fuoco hanno recuperato stamattina i corpi senza vita di 3 persone, 2 uomini e una donna ancora non identificate. I 3 erano a bordo di un furgone dell'Enel, forse sarebbero proprio i tecnici dipendenti dell'azienda, finito nel fiume Albegna a causa del crollo, nella tarda serata di ieri, di un ponte a Marsigliana. I vigili del fuoco li avevano già individuati stanotte, ma erano riusciti a recuperarli dopo ore di lavoro. Il bilancio delle vittime per il maltempo sale dunque a 5 morti. Oltre ai 3 recuperati stamattina, ieri è stato ritrovato a Capalbio il corpo del 73enne che era finito in un canale con la sua auto. Nella notte tra sabato e domenica, invece, a Marina di Massa, un anziano di 79 anni, cardiopatico, è morto per un infarto. A Roma, invece, prosegue il monitoraggio della situazione di Teveraniene in relazione all'apertura degli sbarramenti idroelettrici che hanno determinato l'aumento dei volumi delle acque. Alle 9 di oggi, il Tevere ha raggiunto i 10 metri all'idrometro di Ripetta, mentre, secondo quanto riferito dal Centro funzionale dell'Ufficio idrografico e marografico regionale, questa sera nello stesso punto le acque toccheranno gli 11 metri di altezza. La Protezione Civile di Roma Capitale spiega che il picco massimo sarà dunque raggiunto domani dopo mezzogiorno, quando si prevede che sfiorerà i 12 metri.